E siamo a Gallarate, siamo in giro a vedere la movida di Gallarate, locali pieni di gente. Non mi pare però che ci sia qualche interazione con l'Expo. È la solita Gallarate, le solite persone, il solito giro, nulla di nuovo. L'anno prossimo Gallarate va a elezioni e quindi ci sarà un cambio di amministrazione. Cosa ti aspetti dalla nuova amministrazione relativamente alla vita, alla vivibilità della vita serale di Gallarate? Comunque tante belle cose, speriamo che ci sia qualcuno che vada su. Sì, ho capito, però qualcuno pensa che Gallarate sia povera di eventi, che quindi si debbano organizzare cose nuove, nuovi intrattenimenti serali, nuove situazioni. Tu cosa ne pensi? Questa ha ragione, infatti è vero. Si dovrebbe fare un po' di più per Gallarate. Ti aspetti che la nuova giunta possa dare nuovi spunti alla vita di Gallarate, a renderla Speriamo. Più vivibile e a portare anche gente da fuori a passare le serate qui? Speriamo che sia così, che la nuova giunta sia un buon inizio per una buona cosa. Di cui altre persone hanno parlato, che è una maggior pedonalizzazione del centro e quindi un minor flusso di autoveicoli, perlomeno nelle ore serali? Sì, diciamo sì, è interessante come cosa, ma non la considererei una priorità. Per esempio Gallarate ha anche un altro punto di forza, che è il museo, che è un museo bellissimo secondo me, però manca forse, adesso in questo periodo c'è la mostra di Missoni che sicuramente è molto attrattiva, però forse servirebbe qualche mostra in più di interesse che possa attrarre più persone e scoprire il museo, che è sicuramente un museo bellissimo per essere in provincia. Quindi parli del MAGA e auspichi la possibilità che il MAGA scenda più a livello del cittadino e proponga maggiori eventi, maggiori mostre, che si renda più vicino alla popolazione. Certo, perché comunque è un museo bellissimo. Al Barbaresco, cosa richiederesti per il futuro a Gallarate per migliorare la situazione delle serate gallaratesi? Guarda, onestamente chiederei innanzitutto una politica per chi, i commercianti del centro, con una diminuzione degli affitti o con riuscire a venirsi incontro, perché ci sono vie intere ormai disabitate, negozi. Ma dal punto di vista della giunta chiederei maggiori iniziative. Io mi ricordo qualche anno fa, c'era il venerdì, c'erano sempre i concerti, c'erano sempre manifestazioni la domenica, il centro era molto più vitale e attirava gente a girare in centro. Adesso ormai la gente esce perché vuole trovarsi in quel bar, ma non riesce più a farsi due passi in centro, e poi capitava una volta in un bar, una volta in un altro. Chiederei più iniziative proprio a livello di promozione del far ritornare il centro vitale. Quindi non le serate gallaratesi affidate solo ai gestori dei locali, ma organizzate dal comune, organizzate in maniera più aperta. Certo, non è il bar che deve promuovere, ci vuole il comune che promuova cultura, spettacoli, musica, arte, manifestazioni, degustazioni enogastronomiche, bancarelle, mercatini, qualsiasi cosa. Però non è solamente il bar che può fare la festa, e anche lì, quando il bar vuole fare la festa, vuole avere dei permessi aggiuntivi, anche lì ci vogliono mesi di pazienza e non sempre va tutto a buon fine. Questo è quello che penso io. Quindi maggiori iniziative e semplificazione burocratica, maggiore città sia sugli affitti che sui permessi, sulle concessioni, sull'occupazione del suolo pubblico. Questo, troppe restrizioni sia a livello di omologazione, che deve essere tutto secondo un certo ambiente, sia sulle possibilità di ampliare il bar o di organizzare un evento all'aperto d'estate, che è quello che attira gente. Mi permetto di riassumere che in definitiva la tua richiesta è quella di una semplificazione degli eventi, una semplificazione della vita pubblica. Esatto, e più positività, ci vuole più iniziative, bisogna lavorare, bisogna mettere, ognuno deve fare il proprio, secondo me. Ma io non parlo, ve lo ciuffano. Allora, cosa manca aspetta. Gallarate la sera? Aiutateci. Io so. Sì, però è meglio che non lo dici tu. Continua il tour nella movida di Gallarate. Chiediamo a queste due fanciulle quali sarebbero le loro richieste per una Gallarate migliore e cosa desidererebbero fosse fatto a Gallarate. Questa è una bellissima domanda. A Gallarate manca, oddio, in realtà non manca perché l'hanno appena aperta, un'enoteca seria,
con dei bei vini, perché qua a Gallarate non c'è, dove poter bere un bel bicchiere di vino con un bel tagliere di salumi fatto bene, oppure un bel aperitivo fatto bene portato al tavolo senza buffarsi al buffet, che non vale la pena. E tu cosa ne pensi? Sono d'accordo. Quindi la vostra richiesta si riduce a un nuovo locale con una nuova enoteca, con un servizio più qualificato e più professionale? Sì. Sono d'accordo. E per quanto riguarda invece una maggior pedonalizzazione del centro e diversi orari di apertura dei negozi, con la possibilità di allungare la movida verso orari più moderni, più nuovi, più attuali? Non sono d'accordo, perché questi poveri commessi si fanno già degli orari indecenti. Non sono d'accordo che già lavorano la domenica, ci manca solo che lavorano anche il sabato sera, anche no. Gallarate di sera, qual è il punto di vista femminile sulle serate gallaratesi? Non lo so, perché io sono del sud, non so di Gallarate le serate. E quindi che differenza trovi tra le serate del sud e le serate gallaratesi? Le serate del sud sono più belle di quelle di Gallarate. Da quale punto di vista? Sono più eventi, c'è più movimento, c'è più vita? Sì, c'è più movimento, più vita, sud, molto più movimento di qua. E quindi trovi che a Gallarate tutto si svolge nei locali, non c'è vita di piazza, non c'è movimento in generale. Gallarate vive sui locali e non sulla piazza. Sì, infatti, parole giuste. Gallarate va al voto l'anno prossimo. Cosa consiglieresti ai nuovi amministratori di Gallarate per migliorare la situazione della Gallarate notturna? Non ho idea, guarda, di venire a sud, e fare vedere com'è la situazione a sud. E quindi il tuo suggerimento è di trasferirci a sud, dove ci divertiremo molto, certo, di più. Sì. Al Mosaico, che è uno dei locali top della movida gallaratese, cosa pensi della situazione attuale? Cosa ti aspetti di meglio dalle serate di Gallarate? Io una volta, io venivo qua già anni fa, e sinceramente qua era sempre pieno. Dovevi prendere qualcosa da bere, una birra così, dovevi aspettare una ventina di minuti. È calato molto, e penso che sia dovuto al fatto della crisi. Cioè, quindi la gente esce molto di meno, spende molto di meno. Ma ti aspetti delle iniziative per migliorare la situazione? Iniziative magari da parte dell'amministrazione, da parte del comune, con qualche evento? Quelli sono sempre ben accetti, perché comunque un evento attrae gente, se c'è qualcosa magari anche a scopo benefico, la gente viene. Se è solo per un bar così, allora comunque al di là di questo, degli eventi così, è calata moltissimo. Oggi è il primo sabato legato all'Expo a Milano, quindi noi ci aspettavamo che Gallarate avesse un incremento della vita notturna, che ci fossero più persone, che ci fossero più iniziative. Non so, io l'Expo, siccome l'hanno un po' pubblicizzato, non dico male, ma per quello che è la realtà, che molti stand non sono ancora finiti, la speculazione che hanno fatto, le ruberie che hanno fatto, e quindi molta gente non è venuta. Quella che ci si aspettava non è venuta. Io ho degli amici che lavorano negli hotel, e gli hotel comunque sono vuoti. Prenotazioni per l'Expo non è che ne hanno avute molte. E quindi, di conseguenza, non essendoci la gente che si aspettava a Milano, figurarsi a Gallarate. Quindi, infatti questo è. Quindi è il primo sabato di Expo e non c'è nessuna ricaduta sul territorio, gli hotel non sono strapieni, si trova a posto, i locali non sono pieni, anzi a quanto pare sono abbastanza vuoti, non c'è vita, quindi nessuna ricaduta dell'Expo al di là dell'esecuzione o meno dei lavori all'interno. Comunque l'effetto mediatico c'è, ma la ricaduta sul territorio no. No, secondo me è scarsa, non come ci si aspettava. Probabilmente ha giocato il fatto che comunque le speculazioni fatte, la gente che comunque è indagata per questo secondo me ha giocato molto. L'hanno gestita male, come spesso accade in Italia, mentre negli altri paesi non è così, perché il sempre pieno lo fanno sempre. Ok, ti ringrazio, buona serata.